fenomeni della natura, più che altro disastri. Ho inviato a Cetta di recente una pubblicazione fatta con la Carocci. Penso sia tutto per ora. Grazie. Non Allora, so prendo. se Cioè, puoi parlare. sì, Ada, allora, grazie appunto per questa bella iniziativa, grazie dell'invito. Io sono molto felice di poter appunto essere qua oggi. Io arrivo a Pagliarani in realtà attraverso sempre la neoavanguardia, perché mi sono occupata molto di balestrini. Adesso sto anche curando in realtà un numero di rivista invece su Sanguinetti. Arrivo a Pagliarani soprattutto attraverso la traduzione, perché appunto da tanti anni mi occupo di traduzione di poesia. Avevo anche animato insieme a Jean-Charles Vegliante a Paris 3 un blog, un sito di poesia contemporanea che si chiamava Une autre poésie italienne, e in effetti sto lavorando alla traduzione francese della ragazza Carla. Ecco, è un testo secondo me essenziale, che deve assolutamente essere fatto conoscere al pubblico francese. Questo punto, c'è già un rapporto molto avanzato con un editore, che è un bravo editore di poesia, Nus, un editore di Coma, e dunque, ecco, sono molto curiosa anch'io. Avevo letto i saggi, avevo letto alcuni saggi di Perrone, avevo letto dei saggi di Giuseppe Andrea Liberti, e sono molto, ecco, molto contenta di poter essere qui con voi oggi. Grazie davvero. Grazie a te, Ada. E adesso sto scrivendo un messaggino a Giuseppe dicendogli dove sta. E se vuole dare un saluto online, intanto che lo aspettiamo. Vediamo un po'. Vediamo che ci risponde, se no provo addirittura a chiamarlo. Allora, qui c'è anche, vedo, così vi presento, Patrizia Lavia, che è una professoressa ricercatrice, è stata anche la moglie di Alberto Toni. E Luciana Gravina la conoscete tutti. Grazia Meneghella, vuoi dire qualcosa? Grazia. Buongiorno, perché qui sono le 10:47 di mattina. Saluti dal Wisconsin. Ancora tutta una giornata davanti. Infatti sto per andare a insegnare e uno dei motivi per cui volevo essere qua è perché oggi in un corso undergraduate, quindi per laureandi, insegno proprio a Elio Pagliarani. È una bella triade, Pagliarani, Manganelli, Balestrini, e quindi ho detto: vabbè, insomma, insegno all'una, mi preparo spiritualmente. La PowerPoint è già pronta per questa lezione. Io mi sono avvicinata a Balestrini per interesse per il gruppo 63 in particolare. Mi sono interessata soprattutto di Giorgio Manganelli, però altri autori a me molto cari sono anche Malerba, Balestrini e l'amatissimo ovviamente Pagliarani, che è stato in tour negli Stati Uniti con Cetta tanti anni fa, è stato a Una Los Angeles. ragazza meravigliosa, penso che abbia studiato questa università fantastica, è una città piena solo di ragazzi. Sì, e quella è appunto la lettura. Pagliarani ha fatto due letture, una alla French House e l'altra in italiano, e l'altra in una libreria bellissima che non c'è più, Canterbury, con la traduzione inglese, ovviamente tutto organizzato in collaborazione con Patrick Rumble. E poi, vabbè, abbiamo anche fatto, è stata l'occasione per. Insomma, non solo incontrare dottorandi, studenti, cittadini, eccetera, ma anche fare un pochino di turismo e andare a Taliesin, dove
non dimenticherò mai appunto Elio che ha bracciato l'albero che fa parte proprio della casa e della, dello studio di architettura di Frank Lloyd Wright. E, insomma, veramente una giornata bellissima. E in quei giorni, Chet, era anche il tuo compleanno, quindi insomma Elio era particolarmente felice. E quindi ecco, e il prossimo semestre, ecco, mi preparo già al prossimo semestre, il nostro fall, perché insegnerò un seminario per dottorandi e partiamo proprio dal gruppo 63 e quindi è anche il centenario manganelliano e quindi torniamo su Manganelli, Pagliarani, Balestrini, eccetera. Però in questo caso appunto con dottorandi che faranno un lavoro molto più approfondito. È tutto. Patrick Rumble non c'è perché in questo momento sta insegnando, altrimenti sarebbe qua, poi vuole un full report. Grazie. E adesso provo a sentire Giuseppe che non ha risposto al messaggio. Lui è veramente mortificato, ma non poteva prevedere una cosa simile. Niente, il treno si è mangiato Giuseppe, oppure non prende. Provo a chiamarlo col telefono normale. Perché sto facendo con una chiamata WhatsApp. Vediamo un po', ripeti. Dunque, certo, allora se posso provare a telefonargli anch'io, così, sul momento. Sì, vediamo, sì, adesso succede. Ecco. Vediamo. Sì, grazie. Allora. E intanto io seguito a raccontarvi qualcosa, vi parlerò del premio. Ecco, da oggi ufficialmente mi sono messa a lavorare alla fase finale del premio, che mi dà ansia ogni anno, un'ansia tremenda. E quest'anno ancora di più perché i fondi che devono arrivare non sono arrivati, che arriveranno, ma nel frattempo... E ci sono delle cose che dovrò pagare, quindi va bene, le anticiperò io, non so come fare, ecco. E quindi quest'anno poi bisogna pensare a tutta la parte organizzativa, innanzitutto votare per i finalisti. E questa, che dovrebbe essere una cosa semplice, non è affatto semplice, perché abbiamo una giuria di 34 giurati che votano sempre all'ultimo minuto. Quindi, voglio dire, la scadenza è il 30 aprile e questo voto quindi accadrà, io già lo so, con la segretaria del premio, che è Maria Gabriella D'Amore, che la quale peraltro per motivi suoi ha pochissimo tempo da dedicare quest'anno, che si agita e si nervosisce perché i voti arrivano alle 12, a mezzogiorno del 30 aprile, proprio all'ultimo minuto. E quindi avremo questa... lista dei selezionati, dei finalisti, e da lì poi bisognerà organizzare tutto, la cerimonia che si fa per fortuna ancora al Teatro Argentina, bisogna fare la scaletta degli interventi, e mentre poi la giuria che decide chi saranno i vincitori tra i sei finalisti si riunisce un'ora prima, due ore prima della cerimonia del premio. Quindi da adesso Roberto lo sa perché fa parte del comitato organizzativo, quindi da ora al 25 maggio la cosa principale sarà questa, ma non solo questa, perché ci sono anche delle altre attività che stiamo organizzando come associazione. Per esempio abbiamo l'11 aprile si terrà la quarta rilettura di classici e di abbiamo intitolato rilettura di classici e di poetesse
trascurate, diciamo, dimenticate. E la quarta rilettura, La casa delle letterature, con la quale abbiamo iniziato una collaborazione, sarà dedicata a Saba. E invece la quinta si terrà alla casa dello scrittore e sarà una rilettura da Ludovico Ariosto, in collaborazione con Elisabetta D'Estasio Vettori, ma anche questa manifestazione è tutta ancora da organizzare e si terrà il 16 maggio alla casa dello scrittore. Poi il 27 maggio Luigi Bandierini sarà qui per la presentazione del suo ultimo libro di poesie. Quindi vi prego di annotarvi queste date. 16 maggio alla casa dello scrittore Lungotevere dei Mellini 33. 25 maggio ore 17 Teatro Argentina di Roma e 27 maggio in questa piccola sede operativa della biblioteca Ugo Peralino presenterà l'ultimo libro di poesia di Luigi Ballerini. Quindi, come vedete, le attività sono molte. Ha risposto Giuseppe Antonio? Sì, certo, ho appena scritto in chat che in taxi arriva entro le 18:10. Benissimo, siamo tutti molto contenti. Questo pomeriggio così pieno di suspense mi rende particolarmente allegra, perché anche sono cose che belle di vita, sono cose di vita e ci fanno anche dimenticare tutta la situazione orrenda di guerra che abbiamo intorno. Situazione orribile, che lo dico a fare, ne siamo consapevoli tutti. Io non so come vivono questa cosa, non so se andate via Maria Grazia Menichella, andate a insegnare, no c'è ancora. Sarei curiosa di sapere nel Wisconsin che cosa pensate di tutta questa escalation tremenda, ma magari ce lo diciamo in privato, dai. Ok, in privato. In privato, va bene. Quindi le 16:10, comunque vi presento gli ospiti dal vivo, Michele Arcangelo Filino, che mi ha appena dato mi ha appena dato una cosa stupenda e penso di aprire una sezione qui in biblioteca. Lui mi dà questo libro di poesia suo, Sardegna in bianco e nero, che ha questa particolarità, prototipo in cerca di editore. Allora vorrei aprire una sezione dei libri in cerca di editori, ma rilegati così, guardate, un'idea meravigliosa. Potrebbe essere intitolata così addirittura una casa editrice, una collana di poesia, stupendo, bravo. Michele Arcangelo Filino. Grazie. Ecco, che ha letto delle poesie molto belle l'altro giorno in una manifestazione che c'è stata alla Camera dei Deputati, poesie in questa tremenda occasione sulla guerra e sulla pace. Ha letto delle poesie molto belle, delle poesie stupende. Invece lei è una poetessa, adesso bisogna dire poeta, ma insomma è una poetessa-poeta, Lidia Popolano, e quindi anche lei dovrebbe fare un prototipo in cerca di editore, mi pare. Ecco. Queste sono le presentazioni. Non so se volete chiedermi qualche altra cosa sulla biblioteca. Aspetta, posso dire una piccola cosa su Pagliarani? Sì, certo. Un ricordo. Io ero presente al funerale di Elio. E allora lì, dopo la cerimonia, in piazza della Chiesa Nuova, mi colpì moltissimo una frase detta da un amico poeta, e adesso sto cercando di ricordarmi chi fosse, non mi viene in mente in questo momento, che disse una cosa che mi colpì moltissimo, che disse telegraficamente, guardandosi intorno, perché c'era una grandissima folla di poeti, diciamo, di tutte le rime, per così dire,
e questo amico disse: Elio ha messo d'accordo tutti. E questo secondo me è, forse era Walter Pedullà. No, non era Walter Pedullà, era più giovane. È bello aver messo d'accordo tutti. È bellissimo, sì, sì, perché c'erano proprio tutti quei giorni, c'era la piazza piena, ci saranno state credo un 300 persone. Sì, sì, sì. Ha stupito anche a me. Cioè, c'era davvero, posso dire, tutta la Roma che scrive stava lì. Era proprio bello. Ma bellissimo, bello. Perché effettivamente io trovo un giudizio così azzeccato per un grande poeta che ormai possiamo considerare un classico, diciamo, no? Che non va tenuto nella nicchia della neoavanguardia. Infatti, diciamo, è vero. Ma proprio per questo dico, a 10 anni dalla morte, sarebbe bello che qualcuno pensasse delle iniziative. Invece si è trovato costretto, come in vita è stato un po' costretto da questa preponderanza, e lo dobbiamo dire, presenzialista di Pierpaolo Pasolini, no? E si trova proprio questo incertitudine costretto tra queste enormi manifestazioni che ci sono state per Pasolini, per Zanzotto. Manganelli poi è slittato il 2023, la cosa mi dispiace perché appunto hanno detto no, meglio il 2023 perché il 2022 c'è Manganelli, invece Manganelli slitta nel 2023. Allora ecco, qualsiasi idea vi venga in mente o articolo da scrivere o collaborate alla rivista Avanguardia con Francesca Bernardini oppure qualsiasi altra cosa, ecco, mi farebbe molto piacere. Nell'attesa di questa cosa che ci dovrebbe essere il 23, però come si sa, vale il detto popolare, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ecco questo. Che cosa scrivono? No, è l'antivirus. Allora, quindi Giuseppe fra 8 minuti, se il taxi mantiene le promesse che gli ha fatto, dovrebbe essere qui. Patrizia Lavia, se ci racconti di Alberto Toni, sta organizzando tantissime cose, raccontaci qualcosa. Cara, cioè, sono alle prese con un libro postumo, Alberto è morto nel 2019, aveva lasciato un libro completo, finito da pubblicare, ovviamente per via del Covid, al di là della sua scomparsa e che quindi, diciamo, anche le difficoltà editoriali ci sarebbero state forse anche per lui, però il Covid ha rallentato ogni velleità proprio, quindi siamo riusciti adesso, abbiamo trovato la casa editrice, il Ramo e la Foglia, ieri sono stati pubblicati, ieri era la ricorrenza di Alberto, 3 anni, sul sito del Ramo e la Foglia un'anticipazione di queste poesie, di questo libro Tempo d'Opera, che uscirà a luglio. Quindi sono contentissima perché insomma questa è il completamento della sua opera e sono contenta per questo. Poi c'è in pancia un'altra possibilità di pubblicazione dei suoi testi di teatro e anche lì mi sto organizzando perché li ho trovati, sto cercando di renderli omogenei e poi vedremo se si possono pubblicare con Algra Editore in Sicilia. E questo è quanto per il momento, diciamo che è un'attività bella perché prende molto tempo e anche psicologicamente molto pesante da affrontare, però sono contenta soprattutto di poter pubblicare, finire questo, cioè presentare quest'opera che lui aveva terminato ed era molto contento di questo, insomma, di aver chiuso, quindi non c'è stato neanche bisogno di cambiare nulla, insomma era già veramente pronta con un titolo, quindi tutto bene.
Grazie. Bravissima, Patrizia, bravissima. Alberto è stato qui una volta a presentare un suo libro. Sì, Credo il fosse dolore. il 2018, da qualche parte dovrei avere pure, ho le foto sicuramente, ma dovrei avere anche le fiche di Mignani, dovrei avere anche qualcosa di registrazione, può essere. A quello se poi me lo fai avere mi fai una grossa cortesia perché anche di quello sto facendo incetta, quindi tutto ciò che è vocale o video, Lo so. anche Il qui. problema è che Ho questo magari. dei supporti un po' antichi e quindi sto anche cercando di digitalizzarli perché ho, non so, dei floppy disk, ho del VHS, cioè cose un po' antelucane che sto cercando di digitalizzare. Anche questo, insomma, fa parte della. Lo so, è molto difficile da raccogliere questo tipo di materiale. Sì. Comunque, per ora è. Diciamo una cosa che mi sono occupata, ecco, se posso dire, sono presa. Bene, bene. Antonio, eccolo lì. Sì. E quindi sarà accolto Giuseppe Liberti da un'ovazione. Un'altra persona che è qui collegata con noi, il professor Marco Menado. Marco, ci sei? Eccolo, mio carissimo amico, direttore di Ex. diretto fra qualche mese fa la biblioteca Isontina di Gorizia. È un studioso, professore, insegna all'Università di Verona. E, Dove infatti ora sono? Dove infatti ora? ecco, sta seguendo l'Università di Verona ed è fa parte anche lui del comitato di redazione di Rosso Corpo Lingua. E mi sostiene in ogni modo. Adesso, per esempio, anche per il periodico pubblicheremo il numero di giugno un suo bellissimo articolo sulla rovinosa situazione delle biblioteche in generale e che lo diciamo a fare della povera biblioteca di Santiago Gorizia. Qui siamo tutti, diciamo, amanti delle biblioteche perché comunque le biblioteche servono per lo studio, ma la situazione delle biblioteche italiane è veramente miserevole e sempre più si sarà, immagino, nei mesi futuri, perché non viene proprio prevista una programmazione di spesa e la cosa più grave è quella che non c'è stato affatto un ricambio generazionale, per cui la sapienza dei bibliotecari antichi, vecchi, che sono anagraficamente vecchi, che sono andati in pensione, non viene sostituita perché non c'è stato un accavallamento. Dai giovani, cioè gli anziani hanno potuto insegnare niente, niente hanno potuto insegnare i custodi, ma lasciamo che parli Marco Menato. Ma no, dico, hai perfettamente ragione, c'è stato un vuoto pneumatico del personale, specialmente di quello della carriera direttiva, come si diceva un tempo, insomma, no? Cioè dei bibliotecari, insomma, specializzati, insomma, no? E quindi anche nell'ultimo concorso, visto che gli ultimi concorsi che sono in atto, sono previsti per tutte quante le carriere, tranne che per i bibliotecari, insomma, no? Quindi ci deve essere alla fine una volontà del ministro di arrivare quasi per consunzione, quasi a una semi-chiusura, insomma, no? O comunque valorizzare soltanto quelle realtà scenografiche, museali, insomma, no? Dove si può fare, possono essere soltanto così, insomma, no? Scene per manifestazioni e così via, insomma, mi riferisco alla biblioteca romana tipo Angelica o la Celiana, queste, ecco, ma molte altre biblioteche che sono invece normali, insomma, che non hanno magari apparati scenografici, architettonici particolari, veramente vivacchiano, insomma, no? Quindi, da Torino a Bari, ecco, quindi la realtà di Gorizia lo sappiamo, ma anche le altre sono messe veramente
veramente molto, molto male, insomma, no? Quindi è una situazione che per i beni culturali, insomma, è veramente è tremenda, insomma, no? Siamo in compagnia, perché anche le sovrintendenze non sono messe meglio, anche gli archivi stanno un po' meglio di noi, ma anche loro hanno i problemi. Gli unici sono i musei che navigano tra buoni finanziamenti, con direttori ben remunerati, con programmi di spesa sostanziosi, con una visibilità enorme, insomma, no? Vedete il caso di Pitti con la Ferragni che è andata a fare così, a farsi vedere, è chiaro che le biblioteche sono le Cenerentole, insomma, di questa cultura, insomma. Anche i musei hanno un difetto enorme perché il personale interno di ruolo è scarso e sono invece tutti i lavori ausiliari e non vengono svolti da personale privato, da questa ALES. Anche Ales so che ha parecchi problemi con la Corte dei Conti, ho letto, quindi insomma, quindi anche lì è una realtà insomma, discutibile, insomma, ecco, no? Quindi, però vedo che è arrivato qualcuno, quindi vedo dai battimani. Ecco qua. Ciao Giuseppe, come stai? Stravolto. Grazie per essere riuscito lo Grazie a stesso a voi, venire qui. ce l'abbiamo fatta. Sì. Immagino che tu avrai il Green Pass, quindi non ci Ce sono. l'ho. Ce l'hai? Serve? Sono scordato, stavo uscendo. Allora, mi ha insistito, buonasera. Alla Allora. prossima, tranquilla. Ciao. Allora, quando sì. Allora, prego Giuseppe, non perdiamo tempo perché tanto so che tu. C'è un altro treno tra poco, quindi. Salve, buonasera. Allora, ecco qui, Benvenuto. Grazie. benvenuto, ciao Giuseppe. Giuseppe Andrea Liberti, dottore in ricerca di filologia alla Federico II di Napoli e grande studioso di Pagliarani, gli sono molto grata, ha pubblicato moltissimi studi e articoli su Pagliarani. Adesso sta lavorando a questa cosa stupenda che spero appunto vedrà la luce presto in un libro, però se poi intanto lui volesse darci qualche pezzo per il prossimo numero di Rosso Quartolingua sarei contentissima. Qui sono con noi in presenza Lidia Popolano e Michele Arcangelo Filino, che sono Piacere, due molto piacere, molto piacere. poetessa. Ottimo, siamo in E famiglia. lì ci sono tantissimi. Tantissimi, guarda, Meneghella addirittura dal Wisconsin, Aldo Sassi, Patrizia D'Avia, Roberto Milana, Marcello Toti, Marco Menacci, credo una decina anche più di questo. Perfetto. Allora, non perdiamo tempo ovviamente grazie mille a Cetta per l'invito e a tutta l'organizzazione dell'Associazione Pagliarani. In realtà il mio intervento appunto voleva essere un po' un modo per riprendere un discorso che proprio qui, proprio alla sede, proprio in questa sede, venne avviato all'inaugurazione dello spazio Pagliarani, come tu ricorderai, e forse anche qualcuno dei collegati a casa, noi ci incontrammo nel lontano, ormai lontano 2018, per fare un po' il punto sugli studi dedicati a Pagliarani, e appunto venne lanciata l'idea appunto di realizzare tra le diverse tipologie di studio possibili anche un commento integrale alla ragazza Carla. Prima appunto di passare a esaminare un po' quelle che un po' pretenziosamente, infatti premetto subito, cioè il titolo è più di quanto in realtà oggettivamente potrò fare, un po' per tempo, un po' perché sono questioni molto grandi. In realtà noi proverò a spiegare un po' che senso possa avere e come si può svolgere un commento di questo tipo a un testo come La ragazza Carla. Detto questo, però, vorrei prima fare una brevissima premessa sul senso di commentare i testi contemporanei. L'idea appunto mi è venuta guardando un po' i tempi che stiamo vivendo, che sono tempi naturalmente drammatici,
E forse non è un caso tornare a un passo molto famoso, forse superfluo, cioè noto forse a molti dei collegati, ma anche dei presenti, che è un passo di Walter Benjamin. Benjamin è il 39, quindi hanno, non ha bisogno di ulteriori commenti, commentava Bertolt Brecht e, diciamo, motivava le sue, la scelta di commentare un autore vivente, di fatto non ancora canonizzato, benché di successo, con queste parole. Diceva Benjamin: se qualcosa può incoraggiare a compiere questo tentativo, si tratta, cioè di commentare un vivente, si tratta della consapevolezza, alla quale anche altrimenti va attinto al giorno d'oggi il coraggio e la disperazione. La consapevolezza, cioè, del fatto che già il giorno a venire potrebbe recare distruzione di una portata così gigantesca che noi ci vediamo separati dai testi e dai prodotti di ieri come da secoli. Ora, è inutile dirvi... No, questo non è dall'Angelus Novus, è tratto dalla raccolta di tutti gli scritti di Benjamin. C'è questo testo, peraltro in realtà non notissimo, Commentare Brecht, che è un testo che veramente raccomando di leggere, anche perché lui indica due pagine per motivare l'operazione, dopodiché si lancia nell'interpretazione di alcuni testi brechtiani. Ora, naturalmente uno non vuole fare indebiti paralleli tra la situazione del 39, con la Germania nazista, con la guerra in Europa, in tutta Europa che incombeva, e quello che accade oggi, però oggi siamo di nuovo di fronte a una minaccia di distruzione generale. In questi giorni stanno a parlare da entrambe le parti di uso di armi nucleari, quindi in realtà come dire, l'imporsi a condizioni simili è tuttora vivo, e quindi resta viva l'esigenza di andare a mediare testi recenti come se appunto fossero destinati a scomparire. Il nostro, credo, almeno questa è la mia opinione, credo che il compito di chi si occupa di letteratura contemporanea sia anche quello di fornire tutti gli strumenti per impedire che cambiamenti di questa portata, ma in realtà anche di altra portata. Io ragionerei anche sul fatto che viviamo in un'epoca in cui l'obsolescenza è sempre più subitanea, è sempre più immediata, noi ci vediamo distanziati, a prescindere appunto dal contesto bellico in cui ci troviamo, noi ci vediamo distanziati da molti testi recenti, come da, appunto, ancora una volta, come da secoli. Riflettevo l'altro giorno con un mio collega sul fatto che c'è una raccolta poetica, per parlare anche di altri autori, del 2002, quindi di 20 anni fa, di Bruno Di Pietro, un poeta napoletano, che si intitola SMS, che è una pratica messaggistica oggi completamente desueta. Un ragazzino, un qualunque lettore, diciamo, nato negli anni 2000, non sa cos'è un SMS. Ho fatto il test, io tengo un corso alla Federico II di metrica, ho chiesto chi di voi sa cos'è un SMS, come dire, sono pochi quelli che ne hanno familiarità più da WhatsApp, che sono due cose diverse. Questo vuol dire che, in un'ottica di commento appunto applicato a tanti autori anche diversi e variegati, lo stesso testo di Di Pietro, che è un testo del XXI secolo addirittura, potrebbe richiedere una pratica di questo. Ora, naturalmente si tratta poi di capire che cosa si deve andare a fare in questi commenti, cioè appunto si fa presto a dire mediare, ma noi in realtà che cosa andiamo a mediare, cose che dobbiamo andare a spiegare. Le pratiche, secondo me, sono tante, no, tante possibili, e vanno calibrate, secondo me, a seconda del tipo di testo che noi ci troviamo ad analizzare. La ragazza Carla ha il vantaggio, ma anche, diciamo, la grande difficoltà di essere un testo di grande complessità, per questo di grande fascino, e quindi in qualche modo è un laboratorio per tutta una serie di pratiche di commento, secondo me applicabili alla sua lettera, e che, come dire, può fungere anche da modello per ulteriori tipi di commento. A questo proposito, appunto, potremmo domandarci, per esempio, come lavorava Pagliarani, no? E qua introduco anche un altro aspetto. Il discorso di oggi, il discorso che provo a tenere, guarda a un'edizione commentata. Detto questo, io credo, ma non solo io, cioè c'è una buona porzione di studiosi di letteratura contemporanea che la pensa così, credo che un commento assolutamente utile, anche in autonomia, possa essere ancora meglio reso se si integra con
un lavoro filologico sull'autore, poi detto altrimenti con la formulazione dell'edizione critica, cioè non soltanto spiegare il testo che noi abbiamo letto tutti dall'edizione del 60 sul Menabocco, del 62 della Mondadori, e che poi è andato via via appunto replicandosi, questa qual è quella là? Ah, questa qua è quella del Taggiatore, quella del Taggiatore. Ma vedere anche appunto come ha lavorato Pagliarani. Questo perché in realtà il lavoro sulle carte dell'autore, ma anche il lavoro sulle edizioni a stampa pregresse, quella definitiva, nella mia esperienza almeno ha sempre portato a dei risultati interessanti anche da un punto di vista interpretativo. Io, non per parlare di me, però giusto per darvi un esempio concreto, ho lavorato su un autore del tardo Novecento, cioè Michele Sovente, appunto l'edizione critica e commentata di una delle sue opere. Di lavorare appunto sui manoscritti e anche su ciò che c'era prima, su ciò che è venuto prima del libro che ho studiato, cioè Cume, è stato molto utile per capire tutta una serie di elementi che altrimenti sarebbero sembrati oggettivamente difficili da comprendere e interpretare. Dico questo perché appunto l'idea che ci muove, diciamo, è appunto quella di integrare ancora una volta questi due aspetti, e da questo punto di vista qualcosa già si è fatto. Per esempio sono comparsi degli articoli sulle varianti a stampa della ragazza Carla, c'è ancora tantissimo lavoro da fare sui manoscritti, però, e sui dati lo scritti, però qualcosa è già disponibile, penso per esempio agli studi di Luigi Ballerini sui dattiloscritti degli avantesti della ragazza Carla. Ecco, quelle sono tutte indicazioni molto utili, perché noi appunto sappiamo, dopo gli studi di Ballerini, che poi ha ripreso, devo dire, mirabilmente Andrea Cortellessa, sappiamo che la ragazza Carla nasceva come soggetto cinematografico, aveva una struttura molto diversa, gli stessi protagonisti avevano dei nomi diversi, e quindi in realtà anche qua queste diversità poi scatenano delle domande. Perché Pagliarani cambia i nomi? Che significa cambiare i nomi ai personaggi? Ecco, secondo me anche questo tipo di interrogativi possono essere integrati, si può provare a rispondervi nello spazio del commento. È un lavoro che si chiamerebbe, quelli colti chiamerebbero un lavoro intratestuale, cioè appunto capiamo come il poeta ha lavorato sulle sue stesse carte, come alcuni aspetti, alcuni elementi tornano di opera in opera. Adesso sia il dattilo scritto dell'avantesto del soggetto cinematografico, siano alcuni, come dire, alcuni personaggi, alcune figure che comparivano già nei testi precedenti della ragazza Carla. La ragazza Carla non è la prima opera di Pagliarani, quindi anzi dopo Le cronache e dopo Inventario privato. Le cronache e Inventario privato presentano moltissimi, diciamo, personaggi, soggetti che rientrano nel mondo, nella Milano della ragazza Carla. Ecco, vedere come tutte queste esperienze poi confluiscano in questa grande opera, che è quella che è appunto la ragazza Carla, consente ancora una volta una parte di comprendere meglio il testo, a mio parere, capiamo meglio da dove vengono questi personaggi e che cosa significano, e dall'altra di vedere in maniera più unitaria quello che è il percorso dell'autore. Io naturalmente non ho detto, perché credo sia superfluo dire, che questa edizione nasce anche perché quest'anno ricorre il decennale della scomparsa di Pagliarani, e quindi tanto più secondo me è il caso di incentivare questo tipo di studi che, ci tengo a dire anche questo perché qualche volta sembra che ci sia una setta, in realtà sono diffusi e ormai, come dire, ampiamente praticati non soltanto dal circolo di Rosso Corpolingua, per così dire, che pure, come dire, sta contribuendo molto a chiarire tanti aspetti. Penso agli articoli di Marianna Marrucci, che compaiono soprattutto su Rosso Corpolingua, e che davvero stanno chiarendo molto bene tanti aspetti della Ballata di Rudi. Ma ormai Pagliarani è un autore riconosciutissimo da tutto il mondo, e appunto penserei anche agli studi per esempio di Lucia Re, oppure il fatto che la Ballata di Rudi ha avuto proprio una monografia scritta da uno studioso, mi pare, dei Balcani, appunto. Sì, sì, quindi sì. Come dire, ormai è un autore che ha tanti studi, esattamente. Bisognerebbe anzi forse cominciare a raccordare tutte queste esperienze in una grande bibliografia critica, sì, esatto. Che pure è una cosa che si può pensare di fare. Certo, bisognerebbe iniziarci a lavorare. Esatto, troviamo qualcuno per farlo. Ecco, io Ok. Ma vedo
qui è anche Perrone, per esempio. Beh, ecco, parlando appunto di altri studiosi, Antonio Perrone ha pubblicato da poco un saggio sulle traduzioni alla ragazza Carla, quindi sulla fortuna della ragazza Carla. E per tornare al discorso che facevamo prima, in realtà anche studi simili possono essere, come dire, con cautela integrati in un commento, perché penso a una recente esperienza di commento, quella di Giancarlo. Questo articolo sulle traduzioni me l'ha inviato, perché un libro mi è arrivato, l'articolo sulle traduzioni non credo. E te lo giriamo dopo. E giratemi subito, sì. Questa cosa stupenda. Vabbè. Su quale rivista è uscito? Antonio mi pare... non mi ricordo. Antonio Perrone? Vabbè, te lo facciamo comunque, non ti preoccupare. Sì. No, dicevo appunto, pensando anche ad alcune recenti esperienze di commento, proprio su questa questione, no, delle traduzioni e anche delle reinterpretazioni visuali, per esempio, il commento di Giancarlo Alfano a Pinocchio, che è uscito poche settimane fa, fa ampio un ricorso anche a questo tipo di materiali, quindi appunto come il testo, come un testo è stato letto in altre lingue o, come dire, usufruito in altri linguaggi mediatici. Questo pure potrebbe essere interessante da osservare, appunto, senza esagerare. Poi dobbiamo rimanere, credo, almeno io, ancorati al testo. C'è un'altra questione che si pone sempre quando ci si occupa di commenti, che è, per esempio, il discorso sulle fonti. Certo. No, perché uno, appunto, si aspetta dal commento soprattutto quello, cioè capire l'autore a cosa si è ispirato. Però, paradossalmente, forse qua proprio andrei con più cautela per una serie di motivi. Innanzitutto per un motivo legato a quelle che sono le pratiche scrittorie di Pagliarani e in generale di quel gruppo di autori che erano i novissimi. Di recente, Marco Berisso, che forse conoscete tutti, è professore e ordinario di filologia, bravissimo, ordinario di filologia a Genova, ha pubblicato un articolo sull'uso della letteratura medievale in Nanni Balestrini. In questo articolo, che è un articolo molto denso, molto ricco, Berisso cita una lettera che Balestrini invia ad Alfredo Giuliani quando stanno preparando l'antologia dei Novissimi, e Giuliani chiede, come tutti sapete, agli autori delle note esplicative, o meglio, delle informazioni con cui costruire delle note esplicative ai testi degli autori. Balestrini risponde così a Giuliani: secondo me però queste cose, cioè i dati sulle fonti, sulle queste informazioni, è meglio che non si sappiano in giro, primo perché assolutamente inutili, poi perché i frammenti così staccati, dispersi, messi in relazione con altro, divengono poesia, cioè acquistano un significato penetrante, vasto, misterioso, ambiguo. Dare al lettore la possibilità di ricostruire, oltre a spingerlo a compiere un'operazione assolutamente superflua, con relativa perdita di tempo, lo spingono a dare importanza ad altra cosa rispetto a quella che io intendevo. E allora cosa scrivo, o meglio faccio appare le poesie, gli toglierebbe la molteplicità delle significazioni e condizionerebbe la sua lettura e infine lo farebbe sconfinare nell'enigmistica. Insomma, Balestrini distrugge completamente quello che è il progetto di Giuliani. Dice: guarda, questa cosa non serve, perché se noi diamo le chiavi di lettura, delle chiavi di lettura, l'operazione che io ho compiuto e che in parte è quella che, soprattutto in altri momenti, è quella che ha compiuto Pagliarani, viene a cadere. Ora, è comprensibile che soprattutto uno come Balestrini fosse restio a dare queste informazioni, benché poi sapete tutti che alla fine è Balestrini stesso che fornisce molte indicazioni. C'è il caso della signorina Richmond, famoso, in cui ogni libro si conclude con delle minime note di, diciamo, rassegna delle fonti. Questo passo da Richmond viene da Mao, quest'altro viene da un discorso di Alberto Torrota, eccetera. Detto questo, secondo me può essere utile fare compiere comunque questa analisi delle fonti, come questa analisi delle fonti, perché perché appunto noi diamo più chiari elementi di direzione del lavoro che hanno compiuto gli autori. Ancora una volta, non si tratta di ricostruire tutta la biblioteca dell'autore, che è forse anche una cosa impossibile, cioè molto affascinante l'idea
di trovare tutte le fonti di un testo, però ci vuole molta cautela, perché a meno che non abbiamo a disposizione la biblioteca dell'autore, e nel caso di Pagliarani per fortuna ce l'abbiamo, si rischia di vedere più di quanto non ci sia effettivamente. Anche quando però abbiamo le biblioteche dell'autore, quindi possiamo verificare la presenza di un particolare testo, di una particolare fonte nel parco di letture dell'autore, secondo me la cosa più utile da fare è sempre quello, è sempre quella di vedere se rintracciare quella particolare fonte può servire a comprendere meglio il passo. Cioè, terrei sempre al centro l'aspetto ermeneutico. Posso dirti una cosa? Allora, Pagliarani lavorava molto, scusa, il traccio centrale quel punto. Lorenzo Corvinci. Pagliarani lavorava moltissimo sui quotidiani e purtroppo questi ritagli di giornale non sono stati tenuti. Comunque, a memoria, perché naturalmente lavorava da anni in cui io ero una bambina, perché l'ho conosciuto nel 74, però una cosa me la ricordo perfettamente perché fu abbastanza recente, cioè tutto... una delle ultime poesie sulle signore della moda, su Armani. Sì, come no. Intanto stavo in cucina e abbiamo ritagliato questo pezzo che c'era su un quotidiano e da quello è uscita fuori quella sì. Poesia. Sì, no, quello che dici, certo si riferisce appunto a una poesia che è una sorta di ready made in effetti. E infatti a quello mi riferivo quando dicevo una fase successiva, Pagliarani è molto più legato a questo tipo di pratiche qua. Poi si tratta di vedere se appunto queste stesse pratiche possano essere vengano replicate anche nei testi precedenti. Qua si potrebbe pensare al fondamento del diritto e leggenti, il passo della ragazza Carla, in cui c'è quello là in maiuscoletto per intenderci, che è un passo di, diciamo, diritto internazionale, che è altro anche interessante a leggere ancora una volta di questi tempi. Ma ecco, il punto resta quello, cioè io non ho reperito la fonte, dico la verità, non ho ancora reperito. Non ho ancora capito se ci sia un testo effettivo da cui Pagliarani riprende quel passo. La domanda è, se anche si trovasse questa fonte effettiva, è utile per... questo rintracciamento sarebbe utile per meglio comprenderlo? Forse sì. Tuttavia, è pur vero che per come inserito in maniera un po' anche sovversiva rispetto a quello che è il dato precedente del passo in cui appunto viene installato, per come è inserito, già analizzarlo dal punto di vista retorico e di contenuto rispetto appunto a tutti i passaggi precedenti, la vita nell'ufficio, gli impiegati che si lamentano, secondo me già quello può essere utile per restituirci il senso e l'operazione pagliaraniana, al netto poi di sapere che due cose: primo, individuare, diciamo, il genere di testo da cui questo passo può essere tratto; due, riconoscere che questo passo è uno di quelli più soggetti a delle varianti, cioè è un passo che cambia, almeno nelle edizioni a stampa, e quindi in quanto tale forse è ipotizzabile che non venga da un testo effettivo, ma sia un grande, un testo che Pagliarani modella su, come dire, i manuali di diritto degli anni 40, che è evidentemente dove lui ha studiato. Dove lui ha studiato scienze politiche, sicuramente. Esattamente. Ok, quindi diciamo questo tipo di problemi sono quelli che secondo me si impongono, e poi ci sono anche problemi proprio di immaginario, che a volte noi diamo per scontati, diamo per poco pregnanti, come dire, quando parliamo di testi così recenti. Però vorrei anche fare un'osservazione. Cioè, ora siamo tutti giovani, è vero, ma la ragazza Carla comunque ormai... Io ormai vado... Tutti giovani, però la ragazza Carla ormai va per i, quanto sono, 62 anni. Allora, la prima edizione è... del 62, quella in volume. No, nel nuovo corrente... nella nuova corrente però compaiono dei lacerti, del 59. Sì, del 59. Ancora più tempo. Diciamo che la edizione integrale sul Menabon è 60 e quindi ha 62 anni. Cioè 62 anni. Quindi, come dire, comincia ad avere una certa esperienza, certo, per così dire. Quindi
anche diversamente giovane. Esatto, è diversamente giovane. Questo impone, come dire, che tutta una serie di... abbiamo detto che alcuni elementi potrebbero non essere più immediatamente intellegibili per motivi, diciamo, per motivi distruttivi, molti altri lo sono per motivi storici. C'è un caso che... Meglio, da qualche parte ha scritto quando ha iniziato a scriverla, proprio il primo verso. Lui lo dice nella cronistoria minima. Sì, e io ho il foglietto sul quaderno di scuola dove lui ha scritto i primi versi, mentre stava in classe. Esattamente, stavamo svolgendo dei temi. E ma dice proprio anche il giorno mette da qualche parte, tanto è vero che mi ricordo. Tu vuoi far invecchiare ancora di più Carla Donni, cioè, concediamo le questi piani. Le 54. 54, sì. Dove però i dati non scritti appunto risalgono alla fine degli anni 40, quindi è ancora più precoce il progetto, poi viene modificato e tutto. Comunque adesso 70 anni, 60 anni non è questo il punto è quello che sono molte cose che oggi, purtroppo per fortuna, non lo so, non sono più immediatamente intellegibili. No, anche qua mi sono permesso di fare un test nelle aule, c'è un passo abbastanza famoso, cioè il passo in cui vedo anche riprenderlo, che lo leggiamo e proviamo a commentarlo assieme. Un attimo solo, eccolo qua. Ecco, questa è la quarta scena della terza parte della ragazza Carla, dedicata a un corteo operaio. È il passo in cui appunto si legge le rouge, regardez la va, patoro e torero mizzare in casa sua nell'ufficio A, mentre da basso sfilano operai con le bandiere. Ora, questa è una scena che, come dire, fino a 40-50 anni fa poteva essere molto familiare, un corteo operaio, una grande massa, peraltro. Siamo a Milano, una città che non è che abbia avuto proprio dei bassi trascorsi di militanza operaia. Un'immagine simile oggi è completamente inintellegibile. Cioè, molti ragazzi appunto non si immaginano un corteo di questo tipo. Sì, possono ancora avere l'idea di un corteo di militanti, un corteo di attivisti, eccetera. Però un tipo di corteo simile, come lo inserisce Pagliarani nella ragazza Carla oggi, Non si riesce più a immaginare. Allora ecco, il commento deve secondo me farsi carico anche di questi elementi storici che oggi non sono più immediatamente comprensibili. Ovviamente qua capite tutti che si impone anche una riflessione su chi sia il destinatario di questi commenti. Commento che io sto immaginando, che su cui stiamo collettivamente lavorando, diciamo, dovrebbe essere un commento aperto a quanti più lettori possibili. Cioè non soltanto rivolto ad addetti ai lavori, ma che possa in qualche modo incentivare quelle che sono una lettura di Pagliarani, che è un po' la direzione in cui secondo me stanno andando i commenti a testi contemporanei. D'altra parte, proprio di recente, Sabrina Stroppa, che è una studiosa molto attiva nel campo del commento a testo contemporaneo, diceva che l'istanza pedagogica del commento su testi così recenti è molto alta, a volte è l'unico modo per far entrare testi di autori recentissimi, se non proprio viventi, nelle scuole, per esempio. Ora, io non voglio entrare nel discorso sull'insegnamento di italiano a scuola, della letteratura a scuola, perché... Figurati quando devi far studiare un testo del 600, che cosa succede? Purtroppo è uscito Antonio Perrone, perché Antonio si occupa di quello, se no sarebbe stato interessante appunto... porgergli questa domanda. Io sicuro non c'è. No, perché ci ha salutato pure. Ah, ecco. Aveva anche. Però, ecco, secondo me anche questo è un modo per affrontare e per promuovere il testo pagliaraniano, cioè trovare delle strategie che consentano di promuoverne quell'immaginario che lo compone, un immaginario molto variegato ovviamente, ma la stessa Milano che compagna la ragazza Carla non è del tutto la Milano di oggi, ovviamente. Cioè, molti degli edifici, anche degli spazi che compaiono nel poemetto, non sono gli stessi. La geografia urbana cambia, anzi, è forse la cosa più soggetta a cambiamenti, soprattutto in questi tempi. E allora ecco che dovremo andare anche a dare informazioni apparentemente, come dire, mi rendo conto, apparentemente erudite. Forse, come dire, può sembrare unito spiegare cos'è il Parco Ravizza, che compare nella prima parte del poemetto, ma in realtà serve per comprendere, anche per
dare una raffigurazione di quello che è lo spazio, visto che Pagani è estremamente preciso quando va a inserire appunto il test, come dire, gli spazi, le collocazioni all'interno del testo. Vabbè, che c'è questa distanza enorme tra la lingua che solo di 30 anni fa o 40 anni fa e l'oggi. Cioè, tu poi poni un altro problema ancora, e veramente quindi poi non voglio appesantirti, quindi punto soltanto sul piatto quest'altro elemento. Tu parlavi di lingua. Sì. Il problema linguistico e il problema metrico stilistico, diciamo. Sì, sì, ora, certo. Io direi una cosa, ovviamente un'edizione di questo tipo, cioè stai immaginando che sì, c'è il testo con le note a piè di pagina, sperabilmente agili, benché ricche. Ovviamente c'è anche l'introduzione, ci deve essere uno spazio, diciamo, più saggistico in cui dare un po' il quadro dentro cui si inserisce quest'opera. Per due motivi. Primo, perché le note non possono sostituire il saggio, cioè la nota non può diventare lo spazio in cui costringere il saggio che non è mai scritto. Scrivi un libro, altrimenti. Dall'altra parte, come dire, l'introduzione è ciò che in qualche modo tira le fila di tutto un discorso che poi si può dispiegare in maniera più meditata, in maniera più puntuale nello spazio delle note. Questo è il motivo per cui, secondo me, benché nelle note si possa essere utile appunto dare qualche indicazione sul senso dell'uso di un certo metro, anche qua però torno a dire, un'analisi metrica, secondo me non si può limitare a fare l'elenco dei doppi settenari o degli endecasillabi in Pagliarani. A parte il fatto che c'è già un ottimo libro di Gabriella Di Paola su questo, sì, che però è una delle poche monografie molto utile. Faccio vedere, se ce l'hai qua, è utile. Molto utile, peraltro, che risale a qualche anno fa. Ci sono poi dei saggi di Fabio Magro sulla metrica del Pino Pagliarani, quindi, come dire, abbiamo dei contributi in materia. L'idea, ancora una volta, torno a ribadire questo concetto, è che il commento rimanga un lavoro ermeneutico. Cioè, abbiamo questi dati, proviamo a metterli all'opera e vedere quindi che senso può avere. Faccio un esempio. Una sequenza endecasillabica, non le trovo. Ma puoi dire su SBN se l'abbiamo collocato già qui o se è staccato? Una sequenza endecasillabica all'interno del fonetto. Oppure una certa variazione di ritmo, il ritmemi ovviamente per un testo nato per la voce, come raccontava Pagliarani stesso. C'è quel famoso passo, il poemetto è nato en plein air, perché Pagliarani lo leggeva agli altri. Ecco, vedere come un testo nato in questo modo abbia dei cambi di ritmo interni e come questi cambi di ritmo magari impostino una diversa presentazione dei personaggi o delle situazioni. Questo soltanto per dirvi però appunto che i problemi simili quindi vanno affrontati, a mio parere, in uno specchio complessivo nell'introduzione, quindi capire la lingua che adopera Pagliarani, che cos'è, anzi le lingue che adopera Pagliarani, quali sono e che senso hanno, un'analisi metrica più ricca possibile in cui si uniscano tanto gli elementi di tradizione, il fatto che Pagliarani usi in maniera anche molto intensa l'endecasillabo, io non ne farei il protagonista del fonetto, come diceva Walter Siti, un contributo che per altri versi è molto utile. Certamente l'endecasillabo è molto presente nel poemetto, però non c'è solo quello, ci sono tanti versi ipermetri, li potremmo chiamare, tanti versi molto lunghi e tanti versi che sfuggono a interpretazioni metriche consuetudinarie in cui vale invece un'analisi ritmica, di ritmo. Quindi tutto questo e poi calarci all'interno della struttura testuale e vedere come tutti questi elementi interagiscano e spieghino, anzi dispieghino, la realtà sociale in cui si muove Carla Dondi. Un caso soltanto, c'è il, vedo se ho negli appunti, che ci consente anche di vedere quanto possa essere utile l'analisi variantistica. C'è il caso del tram che Carla prende alla fine della prima parte, che in una nella revisione del testo diventa un trolley. Trolley è un termine tipicamente milanese per indicare appunto il tram. Questo trolley non è evidentemente intellegibile a un lettore napoletano, io vengo da Napoli per esempio, ecco, là mi serve una nota di commento che mi spieghi che cos'è, cosa significa trolley in quel passo e perché Pagliarani lo adopera. In questo senso che dà evidentemente una connotazione maggiore, una, come dire, una collocazione geografica molto più marcata a che cosa prende cada per tornare a casa.
ok, io in realtà avrei anche, cioè, lascio a voi la parola. Io vorrei chiedere questo. Io sto cercando del vorrei tornare alla questione delle chiavi di lettura, no? E faccio un esempio. Un mio amico che è un importante critico d'arte contemporanea, Bruno Corà, per fare il suo nome, mi raccontava che quando lui si trovava di fronte a un'opera d'arte nuova che gli veniva mostrata da un pittore che lui avrebbe poi dovuto commentare come critico, per esempio Punellis, no? Faccio questo no. E lui diceva, senti, dammi una dritta, diceva, no? da Romanato, dammi una dritta. E questo io lo ritengo molto importante perché, confesso che io, uscito da un liceo nel 66, no? dove tutto si fermava alle soglie del Novecento, quindi non avevo gli occhi per capire, per vedere l'arte contemporanea. E nel 74 Bruno Corà mi introdusse all'arte contemporanea, alla grande mostra contemporanea, e di ogni cosa mi diceva, no, guarda Michele, questo è poche parole, una chiave di lettura, e questo mi apriva gli occhi. Ecco, allora, cosa ne pensi? Io approfitto di questa situazione per dire due cose, sì. E provo a rispondere articolando in questo modo. Da una parte, quindi, l'idea è di seguire delle direttive d'autore, giusto? Sono d'accordissimo. Sono d'accordo, il vantaggio che ne abbiamo è che Pagliarani ce ne ha lasciate di diverse, appunto pensa alla cronistoria minima, pensa a tutta una serie di documenti che oggi sono anche leggibili in tutte le poesie, nelle edizioni di tutte le poesie che Cortellesa ha appunto messo in appendice. Ci sono due problemi, secondo me. Noi possiamo partire da quegli elementi, ma appunto c'è tutto il resto del lavoro da fare e che dobbiamo inevitabilmente svolgere noi. Il problema però principale è che da una parte non ci dicono troppo, quindi rimangono tutti i problemi di interpretazione che il testo pone, dall'altra non è tanto questo il caso di Pagliarani, però in altri casi bisogna prendere con le pinze quello che lo stesso autore dice. A me è capitato, per esempio, di parlare con alcuni studiosi che hanno studiato delle poesie di autori contemporanei, non diremo chi per carità di patria, però appunto le indicazioni che venivano dall'autore spesso si rivelavano quantomeno fallaci, o quantomeno erano modi che l'autore aveva per giustificare la sua operazione, diciamo, di composizione, ma spesso, come dire, non, poi alla prova dell'interpretazione non funzionavano bene. Quindi io direi che si può tenere da una parte in conto, ma dall'altra moderare la affidabilità che si assegna a questo tipo di dichiarazioni. Ecco. Peraltro mi sa che c'è Lorenzo Morvinucci in collegamento, e Lorenzo Morvinucci, che si sta occupando di Zanzotto, appunto sta avendo anche problemi che sta commentando Zanzotto, sta vivendo problemi di questo tipo. Lorenzo? Lorenzo, ti convoco. Ma non ti sente. Vabbè. Salve, non so se si sente. Si sente, Morvinucci. È un piacere. Salve a tutti, salve a tutti. Sì, è... Come? Tu ti trovi con questo problema qua? Sì, assolutamente, assolutamente. Spesso, almeno nel caso di Zanzotto, come dicevi tu, nelle riletture magari senili, insomma, della propria opera, soprattutto dei primi componimenti, insomma, delle prime opere, spesso si sovrappone il filtro di una lettura, diciamo, a cose fatte. Quindi quando tutto il percorso poetico magari è già compiuto e in qualche modo può essere anche fuorviante, perché è una rilettura sempre d'autore, però insomma, che può anche un po' sviare o tradire la prima intenzione. Infatti mi ricordavo che ne parlammo di questo fatto qua. Sì, sì. Che succede da dietro?
cerca come leggere biblioteche, non si trova. Non si trova. Grande classe. È una vera biblioteca. Eppure abbiamo trovato una collocazione, al posto non c'è. Male, molto male. Va bene. Mi permetto, scusate Ada Tosatti, prendo la parola perché dovrò poi andarmene, mi scuso per altri impegni. Volevo ringraziare davvero Giuseppe Andrea Liberti per questa presentazione. Io riscontro in realtà tutti i problemi da lui evocati, ovviamente traducendo, perché la traduzione è appunto un'interpretazione non commentata, ma come dire, che deve tener conto del commento nel momento in cui si traduce, per cui ovviamente il problema metrico, il problema della toponomastica, il problema anche di riferimenti culturali che ormai, come Giuseppe diceva, sono non parlano a un pubblico contemporaneo e tanto più a un pubblico straniero, per cui chiaramente sono, mi sembra, come dire, un'operazione veramente importante, essenziale, questa di lavorare a un commento della ragazza Carla. E ripartirei appunto anche da quello che dicevi sulla Sabina Stroppa, cioè l'istanza pedagogica del commento, perché a me quello che interessa anche è ovviamente la distanza. Certo, c'è una distanza rispetto a questi testi, a questo testo in particolare. Parlavi di Les Rouges, e ovviamente di quello che può essere una manifestazione allora e una manifestazione oggi, e quello che racchiude come senso per un lettore, per un giovane lettore o anche meno giovane contemporaneo. Ma trovo anche che, come dire, l'importanza di questa operazione sia nella contemporaneità forte di questo testo, perché secondo me in realtà bisogna anche riuscire a far cogliere a un lettore più o meno giovane quanto questo testo sia ancora attuale, quanto in realtà parli di situazioni che certo sono connotate e nel tempo, però che in realtà non sono dei passé, non sono superate ancora oggi. Non so se cosa ne pensi. No, assolutamente, cioè, ti ringrazio molto per questa indicazione. La cosa più logica è stata quella che non ho detto, hai perfettamente ragione, ma basti pensare soltanto, come dire, al caso da cui si scatena la seconda parte, no? La violenza che subisce Carla, che purtroppo è cosa assolutamente presente, e quella mi sembra assolutamente un elemento che merita di essere problematizzato all'interno di un commento e che quindi però può servire per affrontare un argomento simile anche attraverso l'istanza poetica, cioè, ma anche altro, lo stesso come dire, la stessa alienazione degli uffici, che è quello che poi in fondo vive Carla, come, cioè, da come entra alla Transocean Limited. Il giallo. Lasciato in deposito per una studentessa che poi non si è più vista da 2 mesi, noi li rimettiamo a posto, eccolo qua. Ok, siamo giunti al testo di Gabriella Di Paola, la ragazza che ha linguaggio e figure, questa è la monografia che veniva citata a poco. Comunque, per si vede? Sì, si vede la monografia. E comunque sì, no, per concludere la risposta, sì, io ringrazio molto Adato Satti per la suggestione, assolutamente, cioè, sono contento che sia emerso anche questo elemento qua, perché altrimenti sembra, no, facciamo solo archeologia di ciò che non è più intelligibile. No, serve anche per il commento, serve anche per capire perché un testo continua a parlarci. Assolutamente, sono molto d'accordo. Posso chiedere in che traduzione, a che traduzione stai lavorando? Vada. In francese, sì. Presentati per la sezione traduzione del premio. Per il NUS, l'editore NUS, che sta traducendo, appunto, anche si parlava di Zanzotto, sta traducendo Sanguinetti, e ecco, mi sembra importante che Pagliarani sia presente. Buona Io compagna. Mi scuso perché ho dei bambini piccoli in realtà da andare a recuperare, per cui grazie davvero e scusatemi se non posso rimanere più a lungo. Grazie. A presto, grazie. Grazie mille. E se vuole qualcun altro, qualcuno
fare domande tra i presenti e le persone che sono, che ci stanno seguendo da remoto. No, se mi convince la cosa, siamo contenti. Forse vorrei fare una domanda io. Volevo sapere, nell'ambito del discorso della, dell'ermeneutica, se avete lavorato, portate di lavorare anche su eventuali doppie o triple letture possibili di uno stesso testo. Se lei appunto fa riferimento a un commento più... della polisemia testuale. Sì, credo che questo sia l'elemento che può rientrare nello spazio del commento, assolutamente un passo, come dire, non contraddittorio, ma volutamente ambiguo per forma o anche appunto per le, per il concetto stilisticamente in questa forma può essere oggetto di più. Se ne dà conto, poi magari io non sono d'accordo con l'idea che il commento sia un resoconto freddo di quello che c'è, il commento è anche un atto interpretativo. Io devo dare conto di tutti i possibili interpretazioni e magari poi far capire che ne propende. Faccio un esempio, supponiamo che si tratti di una poesia a cui l'autore si rivolge, quello si rivolge a un ipotetico tu, no? Sì. E allora la prima interpretazione potrebbe essere quella dell'individuare chi è quel tu. Certo. Può essere un amico, può essere un ricordo, un parente, caro. E la seconda interpretazione potrebbe essere che si stia rivolgendo a se stesso, ma parte, l'ho detta, l'ho banalizzata, ma non ero sicura di... si fa questo tipo di valutazioni quando si appunto lavora su un testo anche d'avanguardia, perché credo che sia anche abbastanza complesso farlo. Io direi di sì, quella appunto, ripeto, l'esperienza che ho avuto è possibile farlo, ovviamente quindi se il testo ci dà una serie di indicatori che chiariscono chi possa essere questo tu, magari si evita, però se rimane volutamente in una zona grigia, dare conto di tutte le possibili, in questo caso, identificazioni del tu, ma perché no? Poi magari appunto il critico si deve fare anche carico, anche se commenta, si deve fare carico di una responsabilità, potrebbe offrire delle motivazioni per cui è più ipotizzabile che quel tu sia individuabile in un certo, una certa persona, in un certo soggetto, però dare conto di tutto ciò che c'è in quel testo, quindi emerge da quel testo, è doveroso. Lo dico anche perché talvolta è proprio il poeta che non sa è verissimo. Si sta rivolgendo, quali sono i risvolti che può presentare un suo testo, mentre il critico, il filologo può avere altre chiavi di lettura. Sì, no, sono d'accordissimo. Cioè, per me questa cosa l'ho fatta. Ripeto, secondo me è sempre, ma qua la difficoltà è il gioco interessante, unire la capacità di dare conto di tutto ciò che può emergere dal testo, ma allo stesso tempo, come dire, cercare di dare un taglio coerente con la propria chiave di lettura, che non è, attenzione, non è necessariamente quella giusta, poi magari ce ne possono essere anche altre. Questo nella poesia più antica è ampiamente, come dire, è già assodato, cioè Rustico Filippi, cioè due lettere di Rustico Filippi, poeta comico del Medioevo, una è una lettura completamente piegata su ragioni di erotismo, per cui si direbbe che Rustico fa tutte così erotiche, e un'altra invece molto più mediana su un discorso stilistico, un discorso come di analisi delle figure retoriche e della metrica, quindi, e quindi non dà una lettura però così piegata verso quello che dice il critico, che invece dà quella lettura molto, che quindi è molto connotata da un punto di vista erotico. Lì è più praticato. Nella poesia contemporanea meno, ma perché se dice che la poesia contemporanea si comincia adesso in realtà veramente a commentare in questo modo, perché c'è sempre stato, in realtà posso dirvi, c'è ancora molto spesso l'idea che i contemporanei non si devono commentare in maniera così attenta con la filologia, invece no. E questo bene, cioè, mi piaceva anche da Benjamin, perché Benjamin ci dice non è vero, cioè c'è tanta distanza tra noi e Dante, ma ce n'è anche tra noi e Pagliarani, ce n'è tra noi e Danzotto, per citare quello che chiamo Vinucci. Ma veramente fra il Novecento e il XX e il XXI secolo c'è una scrittura enorme. Una scrittura che va ancora indagata, peraltro. Una scrittura economica,
sociale e quindi poi culturale, linguistica. Grande cesura. Il lavoro da fare in realtà è tanto. Chi è quello che tra? Maria. Vabbè, non è così per vedere, di salutare i personaggi. Maria Pia De Martino. Forse la conoscete. O meglio. Va bene. Allora, se nessun altro vuole fare delle domande. Noi ci rivedremo quando il commento sarà pronto. Noi ci vedremo. E però, allora, ringrazio Giuseppe Andrea Di Berti, bravissimo. E soprattutto è stato eroico. Il treno si è partito praticamente 2 ore dopo. Il treno è partito quando io dovevo arrivare a Roma. Ti ringrazio non solo per questa bellissima spiegazione che ci hai fatto sulla modi di lettura della nuovi importanti della ragazza Carla, ma anche per il fatto ti ringrazio di aver sfidato gli eventi. No, vabbè, io ci tenevo molto a stare in presenza perché non ci vedevamo da una vita. Sì. Due, volevo tornare appunto allo spazio, tanto più in quest'anno, infatti poi sì. Spero che sì. Spero di riuscire pure a venire qualche altra volta. Sì. Allora, ti annoti le date importanti sono 1 e 25 maggio per il premio. Ok. E poi c'è quest'altra data del 27 che viene vista da lì qui. Ma nel maggio? Sempre maggio. E poi spero in novembre di organizzare qualcosa in una sede che ci posso ospitare, piccola cosa per avviare, continuare, si aprono con te questi incontri, continuare a ricordare quest'anno Elio Pagliarani. Quindi direi che se è piacere, maggio ci sono due occasioni. Hai un'etichetta qui. Diretta un libro, vedi che cos'è? Conosciamo il 49 mi è rimasto incollato. E niente, poi lo sai, sei nel comitato di redazione di Rosso, se ci volessi dare qualcosa. In realtà voi avete già qualcosa sul commento, perché il primo numero siccome il primo uscito. Lo so, adesso se hai qualche altra cosa, noi siamo, lo sai, ecco, sono contentissima. Ho invitato anche Ferrone, che vuole dare qualcosa per la rivista. Su Taglierani o anche comunque. Ovviamente l'invito è da tutti quanti, chi ha profonda. Sì, certo. Vabbè, e poi spero che verrai con un po' più di agio, così. Tieni permettendo, certo. Allora, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Possiamo chiudere la. Grazie Maria, grazie. Grazie Menichella, ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Io sono arrivata in ritardo, purtroppo. Ciao. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie Cecca, ciao. Ciao Francesco. Ciao. E possiamo interrompere la registrazione. Vi do appuntamento.